Ciao a tutti amici di Android Geek, oggi abbiamo il piacere di recensire un prodotto nato dalla collaborazione tra HTC e Beats, ovvero il Sensation XL. Come vedete ci è stato fornito in scatola bianca, però il contenuto della confezione dovrebbe essere lo stesso di quella originale. Abbiamo infatti il terminale già montato, con all'interno già la batteria da 1600 mAh che garantisce un'ottima autonomia, tanto che arriva al giorno e mezzo con un uso molto molto intenso. Poi abbiamo ovviamente il cavo dati e il caricabatterie di colore bianco, ma soprattutto abbiamo un bellissimo sacchetto marchiato Beats by Dr. Dre con all'interno gli auricolari Monster Beats, ovvero degli auricolari che hanno un valore economico pari a 100 euro e forniscono una qualità mostruosa per quanto riguarda la qualità dell'audio, ma tra poco lo vedremo meglio come funziona, come si attiva. In ultimo abbiamo dei ricambi, o meglio dei gommini per meglio adattare, diciamo, gli auricolari alle nostre orecchie. Adesso togliamo tutto quello che non ci serve e prendiamo il terminale. Allora, XL perché comunque è molto generoso, vediamo come le dimensioni sono di 132,5 mm di lunghezza, 70,5 di larghezza e 9,9 di spessore. Il peso si sente abbastanza sia in tasca sia in mano, in quanto è 162 grammi e mezzo. Ve lo faccio vedere anche un po' di fianco al Galaxy Nexus, diciamo sono molto simili. Il Sensation XL è un pochino più largo. Guardiamo un pochino meglio a livello estetico. Sulla parte sinistra abbiamo la porta micro USB, sulla parte inferiore un pulsante per estrarre la cover posteriore, sul lato destro bilanciere il volume, sulla parte superiore jack per inserire le cuffie, un pulsante accensione e spegnimento, diversi forellini che hanno la funzionalità di ridurre il rumore esterno. Cover posteriore molto bella, in alluminio anche se forse un pochino scivolosa. Doppio flash LED, fotocamera da 8 megapixel con capacità di registrare video a 620p. Cassa ovviamente posteriore, marchio Beats molto bello sul retro. Davanti abbiamo altoparlante anteriore, fotocamera da 1,3 megapixel. LED di stato, sensore di prossimità, di luminosità e tutto quello insomma che possiamo desiderare. Poi in basso i quattro tasti soft touch, home, menu, back, ricerca, ma soprattutto uno schermo generoso da 4,7 pollici con una risoluzione 800x480 pixel. Risoluzione che forse può sembrare un pochino bassa per la grandezza dello schermo, però vi assicuro che la resa globale è veramente molto molto elevata. Certo, le icone o scritte tendono ad essere un pochino grandi, però la resa globale di questo display è veramente eccezionale perché comunque non si tratta del solito Super LCD montato su altri smartphone HTC, ma siamo di fronte sicuramente a un pannello di tipo IPS. HTC non specifica il tipo di LCD montato, però sicuramente non è Super LCD, ma è sicuramente IPS, fidatevi. Lo diciamo grazie al fatto che i colori sono tipici un po' della resa IPS, ma soprattutto ha un angolo di visuale tipica proprio da pannello IPS, quindi veramente ottimo. Vi faccio vedere immediatamente, ad esempio, la resa con video demo. Scusate, ho fatto un po' un casino. Ecco qui. Vedete come si può apprezzare la resa dei colori, molto bella, molto realistica, vivace. E poi, ripeto, angoli visuali veramente ottimi. Sicuramente siamo di fronte allo smartphone HTC con il miglior display tra tutti quelli attualmente in commercio. Quindi non fatevi tanto ingannare dal fatto che la risoluzione non è altissima per
il display per la grandezza del display, perché è veramente un ottimo pannello. A bordo abbiamo una piattaforma Snapdragon S2 con il processore Scorpio da 1,5 GHz, single core molto veloce in tutti gli ambiti, 768 MB di RAM, GPU Adreno 205, ma soprattutto abbiamo 16 GB di memoria interna, non espandibile attraverso la micro SD perché non è presente uno slot per espandere con memoria esterna, però diciamo che la memoria è veramente tanta, abbiamo circa 4 giga per installare applicazioni e circa 9 come archivio dati. Ops. Andiamo sulle informazioni del telefono, vi faccio subito vedere che la versione Android era 2.3.5, quindi Gingerbread, con abbinata l'interfaccia HTC Sense 3.5, che ad essere sinceri non è che cambia moltissimo rispetto alla 3.0, però diciamo così che alcune cose sono state potenziate, alcune affinate, alcune cose un pochino riorganizzate, come sempre la personalizzazione, che adesso è suddivisa in varie categorie. Personalizzazione che comunque è sempre di altissimo livello, infatti possiamo decidere un profilo, possiamo scaricare skin e quindi applicarle sul telefono, tanti sfondi. Abbiamo il bellissimo lock screen che ci permette di integrare fino a 4 applicazioni che più velocemente vogliamo richiamare, scusate, oggi sto un po'. Vedete? Lock screen che è personalizzabile sia per quanto riguarda appunto le applicazioni che vogliamo scegliere di integrare, e sia perché possiamo proprio associare proprio dei temi, come ad esempio album fotografico, rientstream e medio, che sicuramente sono quelli che sono un pochino più scenici e utili. Quindi molto molto bello. Per il resto è sempre la solita Sense che ci dà tanta, ci dà veramente tanto per quanto riguarda ad esempio la gestione del singolo contatto, quindi tantissime informazioni integrate all'interno del singolo contatto, tantissimi widget. Ben 88, quelli di tipo o meglio sviluppati da HTC, sono gli stessi di fatto della Sense 3.0, un po' tutti i tipi. Abbiamo calendario, contatto, segnalibri, messaggi, qui dei social network, FreeStream, utilissimo, meteo, vari orologi, però c'è anche qualche novità, tra cui quello relativo, diciamo, alle note, molto bello. Dove noi possiamo proprio registrare un file audio, quindi la nostra voce, possiamo scrivere qualcosa, appunto proprio una nota, possiamo allegare alla nota un'immagine, un file audio, un documento, qualsiasi tipo di file, ma possiamo anche disegnare. Vedete? E poi il tutto sarà un po' sotto forma di widget, nel senso che possiamo sfogliare i nostri appunti. Quindi molto simpatico. L'altro widget che rappresenta una novità è quello relativo alla galleria. Ci mostra tutte, diciamo, le fotografie della nostra galleria, e c'è questo bel effetto di transizione che è molto scenico. Se poi noi clicchiamo su una foto, ce la mostrerà per intero. Se clicchiamo nuovamente, entriamo nella galleria e guardiamo le foto scattate. Foto che poi vengono piuttosto bene, devo dire. Gli 8 megapixel si sentono tutti, le macro sono comunque buone. Video anche, anzi, ne vediamo subito uno già che ci siamo. Video a 720p, molto molto fluidi. Vediamo, ecco qui. Vedete com'è la pulizia d'immagine, è veramente eccezionale. Il display, diciamo, ha una resa veramente molto molto bella. Usciamo e vi faccio vedere anche come ci sono appunto questi effetti molto carini.
tutti questi effetti animati sono stati un pochino rinnovati, che sono molto molto belli. Poi vi faccio vedere qualche applicazione preinstallata. Sono in realtà un po' le solite della Sense. Abbiamo applicazioni per guardare un po' la borsa, Dropbox per quindi gestire il nostro spazio, diciamo, web, quindi spazi cloud, i servizi cloud, scusate. Abbiamo la Facebook Chat, ben integrata all'interno dell'applicazione Facebook. Abbiamo ovviamente la possibilità di personalizzare la nostra interfaccia scaricando appunto tante cose, insomma, tanti widget, temi, sfondi tramite HC Hub. Abbiamo ovviamente il lettore che ci permette appunto di leggere i nostri libri. Era molto simpatica, vedete c'è anche un po' l'effetto della pagina che viene girata. Ritorna anche un po' l'applicazione, mi pare, Movies Watch, scusate, che ci permette proprio di affittare o comunque acquistare dei film, quindi praticamente guardarli sul nostro smartphone o anche condividere con altri 5 amici dotati di smartphone HTC e ovviamente servizio Watch. Adesso ha qualche problema, forse abbiamo qualche problema in rete, comunque è possibile vedere anche dei trailers. Passiamo adesso ad analizzare la parte audio di questo device, ossia ascoltare una canzone. Come si può sentire, la qualità audio è veramente ottima. Il volume, diciamo che è nella media, non è proprio altissimo, però il tutto cambia quando noi andiamo a collegare al nostro Sensation XL gli auricolari Monster Beats. A questo punto basterà far ripartire la canzone e vediamo come la tecnologia Beats si attiva. Ovviamente voi non potete rendervi conto della qualità di questi auricolari insieme alla tecnologia del device, però io vi posso garantire che la qualità è mostruosa, la potenza del volume prende incredibile, tanto che si riesce addirittura a distinguere ogni singolo strumento durante, diciamo, l'ascolto di una canzone e quindi queste cuffie con la tecnologia Beats integrata fanno di questo device assolutamente il migliore tra gli smartphone Android. Diciamo, l'esperienza musicale garantita dalla Sensation XL è impareggiabile. Probabilmente l'unico che può competere è il fratello Sensation XE. Riguardo la tecnologia Beats, voglio darvi qualche altra informazione, ovvero dirvi che attualmente i vantaggi ci sono soltanto in ambito musicale, però con l'aggiornamento ad Ice Cream Sandwich, ed è stato confermato su Sensation XL per inizio marzo, anche la tecnologia Beats, diciamo, si estenderà. Infatti avremo, diciamo, mi pare, la possibilità di sfruttare tale tecnologia anche all'interno dei video, quindi qualità audio che a quel punto non sarà soltanto sul lato, diciamo, musicale del device, ma anche su altri ambiti, diciamo, multimediali. Questo è un po' che far piacere. Poi, già che ci siamo, magari facciamo la chiamata al 414. Un attimo, che non posso far vedere i numeri per questioni di privacy. Vedete come la qualità quindi dell'altoparlante è molto buono, si sente abbastanza bene, il volume quindi è alto, sufficientemente alto, anche le conversazioni sono ottime, è veramente molto potente l'altoparlante anteriore durante le conversazioni classiche, soprattutto
il tutto si sente molto molto pulito, anche il nostro interlocutore ci garantisce che ci sente benissimo, in maniera chiara. Quindi reparto audio promossa a pieni voti su questo smartphone Sensation XL. Poi vi ho fatto vedere la galleria, però non vi ho fatto vedere la fotocamera, che è stata potenziata nettamente. Infatti adesso possiamo direttamente applicare degli effetti prima, diciamo, di scattare la foto. Abbiamo ovviamente la possibilità di switchare da modalità video a foto velocemente, ovviamente dare il comando alla camera frontale o quella posteriore. Abbiamo i profili, quindi le scene predefinite per meglio adattare la situazione in cui dobbiamo appunto scattare la foto. Abbiamo addirittura anche foto, diciamo, con retroilluminazione HDR molto belle, e poi abbiamo anche quella panorama che in pratica ci permette di scattare foto a 180 gradi. Ancora vedete come abbiamo 8 megapixel di risoluzione, possiamo decidere l'ISO fino a 800, possiamo ovviamente attivare o disattivare il rilevamento dei volti, abbiamo il miglioramento automatico dell'immagine attivata. E poi possiamo anche dalla galleria modificare, diciamo, le foto. Ne faccio vedere una, ad esempio questa. Vedete come possiamo modificare applicando degli effetti grafici come il miglioramento automatico, oppure i vari contrasti elevati, effetto sepia, foto d'epoca, freddo, caldo, insomma, un cambio di tonalità. E poi ovviamente possiamo condividere il tutto dove vogliamo, quindi sui social network, sulle mail, sul nostro, diciamo, servizio cloud Dropbox e via dicendo. Quindi fotocamera nettamente potenziata. Adesso passiamo alla navigazione web. Andiamo ad esempio sul nostro sito, vediamo se lo ritroviamo. Ecco qui, molto veloce a caricare perché comunque siamo sotto copertura wifi. La navigazione web è veramente molto molto buona, questa è garantita grazie al processore single core però da 1,5 GHz. Vedete come il tutto è molto fluido, abbiamo anche i contenuti in flash 11 attivi, vedete come pinch zoom è fluido. La rotazione è molto rapida. Vediamo velocemente, ad esempio, un video in flash. Entriamo nella recensione della Motorola Xoom 2 Media Edition. Facciamo partire. Ups, un attimo che sta un po'. Riproviamo un attimo. Quindi vedete come i contenuti in flash vengono gestiti tranquillamente, molto molto bene. Con un pinch to zoom, o meglio un zoom out, possiamo decidere di passare da un tab all'altro, ad esempio andiamo su un altro sito, ad esempio il centro, e velocemente vedete come possiamo switchare da una pagina all'altra. Il tutto in maniera molto semplice e intuitiva. Anche qui vedete com'è, la fluidità è veramente molto molto buona, pinch to zoom veramente fluido. Insomma, navigazione web veramente ottima.
Scrittura della tastiera virtuale, veramente ottima proprio anch'essa perché abbiamo a che fare con 4,7 pollici di schermo e quindi abbiamo i tasti virtuali molto grandi, vedete come si scrive veramente bene, abbiamo la classica tastiera della Sense di HTC e non c'è nessun problema di lag nello scrivere quello che vogliamo, è veramente molto comodo proprio perché i tasti sono molto grandi, quindi difficilmente si riesce a sbagliare. E comunque ho l'autocorrettore che è veramente molto intelligente. Vediamo anche un po' la parte ludica del device. Vediamo ad esempio un gioco, Sonic 4, così cambiamo un po'. Un gioco nuovo uscito da poco tempo. Attendiamo un po' lì, un pochino. Vabbè, forse è meglio uscire perché vengo rimbalzato ovunque, però come vedete anche la giocabilità è veramente molto buona perché comunque la Dreno 205 fa un ottimo lavoro. Vi faccio vedere anche un altro gioco, Tiki Kart 3D, che è veramente un gioco molto bello, gratuito, totalmente gratuito e che ricorda ovviamente Mario Kart. Vabbè, c'è qualche pubblicità qualche volta, però questo non dà fastidio. Usciamo, quindi ripeto, scusate, navigazione web ottima, ambito ludico molto buono perché comunque ripeto, il processore 1,5 GHz più Adreno 205 fanno un ottimo lavoro. Quindi questo era Sensation XL, un prodotto molto molto valido, ottimo da molti punti di vista perché comunque è un prodotto molto prestante, forse anche più prestante di alcuni smartphone dual core come Evo 3D, questo perché secondo noi HTC ha raggiunto un livello di perfezione per quanto riguarda l'ottimizzazione software sui prodotti single core, ma non ancora su quelli dual core. Ha un'ottima autonomia, un giorno e mezzo con un uso molto molto intenso, garantisce la migliore esperienza audio su smartphone Android. Un bellissimo display, quindi un prodotto veramente ottimo con pochissimi punti deboli. L'unico vero punto debole è il prezzo. Purtroppo costa tanto, sta in una fascia di prezzo in cui ci sono concorrenti come Galaxy Nexus, come Motorola Razr, Galaxy S2 e quindi questo potrebbe un po' sfavorirlo agli occhi, diciamo, delle persone che vogliono magari un prodotto dual core. Invece qui siamo pur sempre in presenza di una piattaforma single core. Però all'atto pratico questo prodotto è veramente ottimo, quindi se voi siete interessati al Sensation XL e soprattutto all'esperienza musicale, quindi alla tecnologia Beats, noi vi consigliamo comunque di guardare un pochino in rete perché abbiamo visto che si riesce a portarla a casa anche sui 450 euro e non è male
male come prezzo, sempre considerando che gli auricolari Monster Beats hanno un valore di 100 euro. E con questo è tutto, quindi se avete curiosità o domande potete farlo sul blog e vi rimando al prossimo video. Un saluto da Matteo di Android Geek. Ciao ciao!